Si è chiusa un'estate molto favorevole e dinamica per il mercato immobiliare ad uso turistico e molto promettenti sono anche le prospettive per i mesi invernali. A dirlo la Federazione Italiana degli Agenti Immobiliari Professionali, che ha presentato nella sede prestigiosa della stampa estera a Roma il report sul mercato delle locazioni brevi ad uso turistico per la stagione 2022. L'evento a cui hanno partecipato giornalisti, corrispondenti esteri ed esponenti politici è stato moderato dal giornalista economico Vincenzo Campo. Dallo studio emerge un asse sempre più strategico tra i settori turistico e immobiliare che valgono combinati un terzo del nostro PIL. Protagoniste le seconde case, che hanno fatto segnare più 10% di compravendite, più 12% di locazioni, più 5% dei prezzi dei canoni. Un trend positivo che la FIAIP chiede di consolidare con un approccio politico finalmente sistemico e non più frammentato ed emergenziale. Da questi dati emerge chiaramente che le locazioni turistiche sono sempre più attrattive per gli investitori nazionali e internazionali, ma determinano nello stesso tempo un grande cambiamento nelle nostre città ed è per questo che noi proponiamo al governo l'istituzione di un Ministero della Casa e delle Politiche Abitative affinché possa delineare una strategia nazionale delle città, quindi avere una visione d'insieme sul settore della casa e definire delle linee guida per tutti i comuni affinché da una parte incentivino l'iniziativa privata e dall'altra inseriscono un piano strutturato di edilizia pubblica sociale convenzionata che consenta nel riqualificare quella parte di patrimonio pubblico decadente e inutilizzato di mettere a disposizione abitazioni per chi non se le può permettere di acquistarle a canoni calmierati o a prezzi convenzionati. In questo modo si andrebbe ad evitare di introdurre quelle norme liberticide e anticostituzionali che vanno a limitare il diritto del proprietario di poter affittare liberamente il proprio immobile, spesso e volentieri acquistato con i risparmi accumulati in anni e anni di sacrifici. Gli affitti estivi hanno interessato per il 61% le località di mare, ma alta è stata anche la richiesta per le città d'arte, i laghi e i borghi. La domanda sostenuta ha portato ad una crescita, secondo lo studio FIAIP, complementare e non concorrenziale con la ricettività alberghiera che ha peculiarità e target ben differenti. Un dato molto incredibile, ricordo che nel 2019, anno già record, le presenze furono 436 milioni. La cosa che però è emersa durante questo convegno è l'aumento comunque di quelle che sono le locazioni brevi ad uso turistico, hanno fatto segnare un più 12% rispetto al 2021. Le richieste per il trimestre invernale che si aprirà con un capodanno sold out si spostano verso le case di montagna, previsto un più 10% di locazioni nelle località sciistiche italiane, da Cervini a Cortina d'Ampezzo. Gli immobili per le settimane bianche vedranno un aumento degli affitti tra il 7 e il 10% e una forbice dei prezzi prevista tra 900 e 1200 euro. L'acquisto della seconda casa dà sempre una buona redditività, la redditività lorda dalla locazione breve per uso turistico si attesta tra il 5 e l'8%, quindi c'è sempre quella volontà a aumentare quelli che sono gli investimenti nell'acquisto della seconda casa. La richiesta maggiore è per abitazioni più grandi, per il 30% degli intervistati abbiamo una ricerca di appartamenti più grandi dove poter stare insieme in convivialità, dove poter magari anche risparmiare rispetto all'alberghiero e avere quella comodità del poter stare insieme. Particolarmente interessanti sono i segnali di una crescente attrattività turistica dall'estero, segnali incoraggianti per la nostra economia in un momento cruciale in cui il Parlamento va definendo la legge di bilancio 2022. Devo fare i complimenti alla FIAI per l'ottima attività al Centro Studi e per aver messo il focus su questo comparto delle attività turistiche che dà molto aiuto all'economia italiana. Le proposte fatte oggi dal Presidente Baccarini alla politica sono molto interessanti, condivisibili e speriamo che possano essere accolte nel più breve tempo possibile.